Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight Tube e su The Last of Us. Allora, ci siamo lasciati, siamo ripartiti esattamente da dove ci siamo lasciati nello scorso episodio, ovvero siamo arrivati all'università del Colorado. E se pensate che qua adesso. Ok, nessuno di questi edifici sembra uno specchio. Sì. Andiamo nella zona centrale. Da lì vedremo il resto del campus. Perfetto, ecco. Vengo sempre interrotta da Joel, il disturbatore, anche da Ellie. Siamo comunque all'università, adesso dobbiamo cercare l'edificio che sembra uno specchio. Allora, lì siccome però c'è. Fermo, Callus. Che Callus. razza di nome è Callus, poi? Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tommy. Callus. Callus sembra il callo. Oh, sì, è vero, ho fatto benissimo a venire qui. Bello, lanciafiamme mio. Questo sarà molto utile, ragazzi. Molto utile. Allora, lanciafiamme che noi chiameremo Kurt Russell. Fuoco assassino, lanciafiamme. Battutaccia, lo so. Comunque, spero ovviamente che questa serie adesso vi stia piacendo. Mi scuso se nello scorso episodio c'era un po' di fischio, ma per un problema tecnico ho dovuto usare un altro microfono, non quello che sto usando adesso, perché diciamo per una questione di praticità. Avevo un po' le porte USB del computer che facevano le deficienti quella sera lì. Quindi appunto, e poi calcolate che siamo al 28 di giugno, quell'episodio l'ho registrato qualche giorno fa. Lei canta, e io raccolgo Qui roba. c'era un posto di guardia. È un buon segno. Diario del nascondino del cecchino. Vediamo un po', leggi. Niente, 29-8, niente. Non avevano detto che doveva arrivare a qualcuno? A cosa serve stare qui se non succede nulla? Pri 1-9, ancora niente. Mark, smetti di lamentarti. Qui sopra hai un sacco di tempo per leggere. I turni di guardia al laboratorio scientifico, quelli sì, sono una tragedia. 14-9, 5 nuove reclute della ZQ di Chicago. QZ dentro. Ah, finalmente uno di loro mi ha dato un pacchetto di sigarette per aver fatto un buon lavoro. Grande. 5-10, 6 tizi dal QG dentro. Ci vogliono 6 persone per consegnare un camion. Là fuori deve essere peggio di quanto ricordi. Consegna degli sfornimenti dal QG dentro. Tra parentesi, ho preso due mele da una delle casse. Te ne ho lasciata una, goditela. 10 milioni di lupi mannari dentro. Li ho lasciati entrare solo per te, Andrea. Buon Halloween. 31-10, non ho ben capito sti lupi mannari. Comunque, vabbè, siamo capitati Resident Evil Village, ma non credo. 5-11, ricognitori in cerca di provviste in città fuori. Ricognitori tornati dentro. Roger mi ha urlato dentro perché dormivo, rompicoglioni. 20-12, uno scienziato biologico da San Francisco dentro. Questo tizio è un pezzo di merda, tienilo d'occhio. 3 nuove reclute come scorta dentro. Quantomeno mi hanno augurato buon Natale, non me la sono sentita di dir loro che sono ebreo. 22.02, molta roba di laboratorio dentro. Guarda, si può girare, ok. Quattro veterani litigano per le scorte. Esce. Con quegli scienziati aumenta il numero di bocche da sfamare. Allora, 3-4, due veterani che se ne sono andati in febbraio. Entra, scarico di scorte dalla ZQ di Dallas. Entra. Accidenti, c'è il pollo. Chiamatemi quando è pronta la cena. 21-4, 12 veterani della ZQ di Boston. Esce, in bocca al lupo. 6-12, vai, 12-6, credo. 3 dottori esce. Non so perché se ne siano andati i due reclute. Esce. John ha parlato di esplorazione, ma a quale scopo? 8-20, 4 camion da dietro le allate e un vagone merci entra. Un camion a trasporto truppe, due piloti veterani, quattro piloti recluta. Questo nuovo tizio biondo mi faceva gli occhioni dolci. Speriamo resti in giro. Comunque, cos'è tutto questo movimento? Ci diranno mai cosa sta succedendo? Questo tizio aveva molte cose da dire, ragazzi. Molte, moltissime cose da dire. Quindi è stata una lettera. Ma anche. Oddio, scusa. Quindi in questi posti la gente ci viveva e ci studiava, anche se erano adulti. Sì, studiavano, facevano feste, cercavano la loro strada, capivano cosa fare delle loro vite. Capivano cosa fare delle loro vite. È stato divertente. Insomma, il Joel ha spiegato un momento che nel college, povero Callus, questi gradini, facevano, insomma, tutte cose che lei purtroppo potrebbe non fare mai, insomma. Anche qua, i ragazzi, è Resto con molto Callus. brava. Oddio, quel nome. Qui è molto. Quanti pensi che ce ne siano? Di luce, intendo.
Ci vuole una bella squadra per un'operazione così. Credi che ci saranno i miei coetanei? Non lo so. Ah, mi sta seguendo, potevo anche restare sul cavallo. Vabbè, pazienza. Wow, 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 wow. Che succede? Sembra un runner. Resta col cavallo, vado a controllare. Ecco. Sì, sì. Sì, non voglio che scappi via. Ecco, infatti, che mancaria, oppure che se lo mangino. Allora, perfetto. Ci sono dei runner che ci aspettano. Oddio! Che spavento! Guardate che balle! Devo testare il lanciafiamme, giusto? Ok. A posto. Mamma mia, che spavento! Non mi ricordavo che mi ritrovavo già qui. Allora, ecco, però mi sembra che non sia così facile, me lo credo. Tac. Target. E ale. Ok. Dovevamo far ripartire comunque questo generatore, ma spero che non ci sia altro. Mi potrei anche incavolare. Bestiaccia! Mi potrei anche incavolare abbastanza. Ehi, stavo pensando. Avrei voluto fare l'astronauta. Davvero? Questo si ricollega, si ricollegherà poi. Sono tornata qua. Vabbè, di qua non sono andata. Non lo so, non mi ricordo. Non c'è niente. Questa cosa si ricollegherà poi nel secondo gioco. Già c'ho l'ansia, l'idea di rigiocarlo, ma sono anche emozionata perché, nonostante comunque siano giochi che fanno male al cuore, questi giochi sono sempre bellissimi da giocare. Ragazzi, siamo al 20, se vi ricordo, siamo al 28 di giugno, c'è il mio meteo qua del computer, mentre controllo che la registrazione vada tutto bene, che sta impazzendo perché il tempo è in continuo mutamento, e lui lo sente, è molto preciso da quando mi è stato fatto l'aggiornamento. Ok, allora, tacchete, infatti qua c'era un biglietto, punto, vabbè, leggiamolo tanto per... Abbiamo dovuto sistemare la porta per il generatore a piano di sopra, per favore usate lo meno possibile, stiamo finendo la benzina, perfetto, siamo arrivati noi a consumare gli ultimi litri che sono rimasti. E tu? Perfetto. Cosa avresti voluto fare? Il gangster. Beh, quando ero bambino volevo fare il cantante. Non smettila. Sul serio? Canta qualcosa. No. Avanti, non rido. Non ci credo. Joel, per favore. Oh, che carina. Dai, cantami qualcosa, Joel, che sa proprio ormai come rigirarselo. Topla. Wow, quelle sono scimmie. Scimmiette! Sì, un sacco di scimmie. Scimmiette! Mo finisce come in 28 giorni dopo. Per chi non ha visto 28 giorni dopo, è partito tutto da una scimmia, Anzi, tecnicamente è partito tutto da delle persone che pensavano di fare la cosa giusta perché stavano liberando delle scimmie che pensavano venissero sottoposte a esperimenti per scopi, invece le stavano analizzando perché trasmettevano uno strano virus della rabbia, quindi queste persone liberandole, non mi ricordo dove cazzo devo andare, dirò la verità, intanto per questo che adesso tanto parlo. Non hai mai visto una scimmia? È la prima scimmia che vedo. Di qua non credo proprio. E quindi vedendo le scimmie mi è venuto in mente, ecco la cosa, forse è partito tutto dalle scimmie come in 28 giorni dopo. Comunque, bellissimo 28 giorni dopo, Madonna che latte. Abbiamo dovuto vedere qualcuno ormai.
Forse quei tizi non vogliono dare nell'occhio. Sì, forse. In effetti ci sta. Ehi, guarda! Luci! Allora. No, fermo, fermo. Torno subito. Sbaglio. Arrivo. Attenzione. Sì, anche tu. Quella. Ok, io qua sto continuando a prendere pilloline. Scusate un attimo. Scusate ragazzi, ma ho tirato uno starnuto che vi avrei fracassato le orecchie, quindi ho messo un attimo appunto in pausa tutto e adesso ho ricominciato. Allora, adesso dobbiamo aprire appunto la saracinesca che c'è fuori e dobbiamo farlo perché dobbiamo trovare il modo di arrivare al generatore dall'altra parte. Adesso qua ci facciamo un bel giretto nei dormitori sperando che abbiano poi roba. Mamma mia, un po' tristezza vedere queste cose, insomma, col mio. Vediamo un po' se posso fare questo qui. Ok. Allora, diario di uno studente, vediamo un po'. 9 maledetti mesi di attesa e ancora niente, neanche una parola da nessuno. Ho trovato altre scatolette di cibo delle cucine, ma non dureranno. C'è stato un problema con la barricata della sala est, ma è ancora tutto sotto controllo. Ho addocchiato un gruppo di quegli affari che correva qua e là, ne ho visto uno che sembrava Ether, forse era Ether, merda. Dato che le batterie stanno finendo, ora ascoltano la radio solo una volta per notte. Ho lasciato perdere dopo l'ultima trasmissione, sono passati 3 cazzo di mesi, perché ci perdono tempo? Cheryl stava fumando fuori ieri, ha detto che ne aveva bisogno, si è arrabbiata quando ho buttato le sue scorte, non capisce, dobbiamo restare lucidi qui. Qualcuno dovrà andare in città per fare provviste, probabilmente toccherà a me. Ecco, io chissà per quanto sono stati nascosti. Io ho l'impressione che questo povero ragazzo non sia mai tornato. Adesso sto... ciucciando una caramella al limone e al miele che mi gratta un po' la gola. Decisamente l'ho fatto fuori. Tutto mio. Non so neanche dove, se sono andato dalla parte giusta, ragazzi, vi do la verità. Sto trovando un mucchio di roba. Di solito non è mai un buon segno, almeno in Resident Evil. Questa musica di tensione, ma anche no, grazie. Ok. Scusate, eh. Vai, spingi. Spingi, Joel. Spingi con quelle braccia. Spingi. E dai, Joel. Ok. Ti metti. Non è che sono morti tutti, Joel. Reggerà. Non sono morti tutti, li abbiamo ammazzati tutti. Vabbè. Joy si sente più sicuro così. Non si sa mai, madonna sta caramella. No, ma ragazzi, ne ho bisogno perché veramente mi gratta tantissimo la gola dopo quello starnuto. Se no avreste dovuto sentire me continuamente così. E non lo volete, fidatevi. Ritaglio di giornale. L'esercito degli Stati Uniti interrompe le ricerche di Lev Benisov corrispondente sul campo. In seguito all'ultimo rapporto. Le regioni comprese saranno pattugliate in cerca di cittadini che vogliono accedervi. Ta 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 ta. Io lo lascio qua.
Che non verrà, che cazzo, l'ho trovato in città, che cazzo significa che non verrà nessuno ad aiutarci? Vabbè. In seguito all'ultimo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo le cui stime almeno il 60% della popolazione mondiale sarebbe deceduto o infetta dall'epidemia di ICC, ovvero quello del Cordyceps, l'esercito degli Stati Uniti ha rilasciato un comunicato in cui si annuncia l'abbandono delle operazioni di ricerca. Le regioni comprese entro 10 miglia del perimetro di ogni zona di quarantena saranno pattugliate in cerca di cittadini che vogliono accedervi, ma non saranno compiuti ulteriori sforzi per evacuare coloro che potrebbero essere intrappolati in zone difficili da raggiungere. Il procuratore generale Arthur Monroe l'ha chiarito in una lettera. L'ho trovato in città. Che cazzo significa? Che non verrà nessuno ad aiutarci? Mi sembra proprio di sì, Gioia. Detto tra noi, l'esercito, ci siamo rotti i coglioni, non ne vale più la pena. Andate a fanculo tutti. Ecco, ecco, è così che si ragiona in questo tipo di cose. Altri infetti, sto casino. Bene. Apri il cancello. Con calma, signorina. Scusate, mamma mia. Tutto sto casino per... Oh, là! Scusa, Gio, è colpa mia. Non c'ho pazienza. Ok, togliamo il cancello. Ce l'hai fatta? Sì. Dai, passa. Con tutto il casino che ho fatto. Credi che quei clicker fossero luci? No. No, non credo. Poveri studenti disgraziati. Perché tengono gli infetti vicino al laboratorio? Bill li usava come difesa, forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo. Niente guardie. Niente di niente. Sì, mi aspettavo di vedere qualcuno. A un'università? Già. No, non da studente almeno. Perché no? Ero molto giovane quando ho avuto Sara. Ah. Sei stato sposato? Per un po'. Cos'è successo? Ok. Troppo. 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 Guardate ragazzi, il dialogo stava venuto incompleto perché purtroppo ho dovuto interrompere la registrazione perché dopo un certo tot... Devo interrompere, se no la CPU di OBS mi fa troppo sforzo perché non ho il computer che hanno i grandi gamer, quindi abbiate pazienza. E quindi di conseguenza forse questo dialogo sarà venuto incompleto. Comunque, per riassumere la prima frase, Ellie ha chiesto a Joel se lui era mai stato in questi posti e Joel gli ha risposto non da studente. Sarà meglio. Spostati. Ehi, guarda laggiù. Sì, sembra una via d'accesso. Ok, adesso se mi ricordo bene abbiamo lasciato qua il cavallo che intanto si riposa. Noi dobbiamo prendere questo affare, giusto? Sì. Spingerlo con tutta la forza che abbiamo. Scusa. Ecco fatto. Ok, non era quello che avevo in mente, ma andrà bene. Malissimo. E pannelli solari.
come ad Alexander and the Walking Dead, solo che queste adesso funzionano. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatta. Grazie. Diamo un'occhiata. Ehi! Luci! Qui c'è la cura per l'umanità! C'è nessuno? Sarà ma... piano finché non capiamo. Esatto, metti che c'è veramente qualcun altro. Cioè, come la cura per l'umanità? Chi cazzo sei tu? Anche tu, Ellie, Cribio. Niente di utile. Non c'è niente di interessante, solo robaccia medica. Non capisco. Sembra che abbiano fatto tutte le valigie e siano scappati. Tran, forse non beh, tutti. Forse non tutti. È brava, Ellie. Stanno vicino. Scusate se sentite rumori inconsulti. Abbiate pazienza. Stasera non è che sto molto bene, a dire la verità, però volevo portarmi avanti. Come sapete sto registrando tutto prima di pubblicare sul canale, quindi devo anche portarmi avanti, anche perché comunque il gioco... Qui diciamo che siamo quasi a metà, siamo a metà, tecnicamente siamo a metà del gioco. Non ci sono corpi, è un buon segno, no? Se scopriamo dove sono andati. Esatto. Scimmietta! Scimmiette! Tante scimmiette! Tante scimmiette! Almeno non sono clicker. Sì, e non ci sono luci. Beh, magari nel frattempo si sono trasformati in scimmie. Vabbè. Cerchiamo ancora, troveremo. Ah, ecco qua, adesso c'è... Fortuna che non abbiamo avuto a che fare con quelle scimmie. Meno male. Non so dove sono andate. Già, proseguiamo intanto. Meno male veramente. Cioè, povero, lui che le voleva salvare, sta quella stronza lo ha morso. Ma vaffanculo. Comunque questa cosa è alla 28 giorni dopo. Allora, io non mi ricordavo che anche le scimmie erano infette, ma si può dire che questa cosa l'hanno un po' presa da 28 giorni dopo, anche perché comunque 28 giorni dopo è uscito prima di The Last of Us. Io voglio pensare che fosse, che sia un omaggio, magari anche, o magari invece no, magari sono totalmente a culo. Si sa che per fare gli esperimenti usano le scimmie. Se stai cercando le luci, hanno levato le tende. Ma davvero? Io sono morto. O lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri. Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là. Che tentano ancora di salvare il mondo. Buona fortuna. Sai dove si trova? Conosco la città. È lontana? Non è vicina, voglio dire, a cavallo. Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Oh! No, direi che non... Che diavolo sono quei tizi? Chi vuoi che siano? Non importa. Ah, aspettate un attimo. So dove andare. Non capisco di qui. Perché mi ha disattivato i sottotitoli. Aspettate un attimo, eh. Ecco, aveva fatto tutto da solo. Sono disattivati i sottotitoli. Ma scusa, eh. Mamma mia, sta tosse stasera. Questa gola che mi dà fastidio. Vabbè, comunque sono... Ma io devo capire come cazzo fanno questi... Come cazzo fanno...
Ah, sì? Bastardo, sei lì, aiutami! Allora, aspettate che mi curo. Un'altra volta sti figli androchi, io devo capire come... Va, brava Ellie, diglielo! quanti cazzo sono! Dai, mettete fuori le vostre testoline di merda che ve le faccio saltare! Da dove cazzo sei sbucato tu? Ma così? Oddio. Ah no. Cavolo. Piano. Piano. Da, 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 da. Sei morto, bastardo! Brava! Oddio! Chi è? Bastardo alle spalle? Davvero? È qui il tuo onore? Vabbè che questi onore non ne hanno. Allora. Stronzo! Brava, dicelo Ellie. Guardate quanti headshot! Pagherai per questo! Ah sì? E chi lo dice? Che pagherò? Mi va bene un assegno postdatato? Pezzo di merda. Oh bastardo! Ah cavolo, il quale so che succede! Sto premendo tantissimo! Dolore immenso e atroce! Oh Marta! Oh cazzo! Madonna! Che cosa devo fare? Voi! Sei morto! Ok, ora devi tirare. Ok, sei pronto? Uno, due, tre! Tira! Mamma mia, che dolore! Raggiunge il cavallo. No, ragazzi, qua adesso io non posso fare niente se non agonizzare. Andiamo. Non posso fare niente, né curarmi, niente di niente. Posso solo camminare... Joel, come va? Con questa... Sto bene. Sto bene. Con questo... Puoi occuparti della finestra? Già. Ok. Ma come fa sto uomo? Avanti, muoviti! Ma come fa a muoversi, Ellie? Cristo santo! Ma non gli fa un buco nella pancia? Bene. Resta qui. Aggiro lo stronzo. Ellie... Erano i miei amici quelli che hai ucciso, stronzo. Ma voi avete cercato di... Vieni fuori o vuoi risolverla con le cattive? Piccola stronza! Ci avete attaccato? Ci avete rotto voi, coglioni, per primi? Cioè, io sicuramente veramente non la capisco. Cavolo, dobbiamo portarti fuori di qui. Sto bene. Non stai bene, Joel! Andiamo adesso!
effetti Joel non stai bene per niente. Sento il suo battito cardiaco da qui. Qui non c'è nessuno. Veloce. Stai andando bene. Continua così. Guarda, sto andando da Dio. Cavolo. Poi appoggiati a me. No. Puoi camminare? Sì. Allora cammina, cazzo. Ellie cerca di incitarlo, perché porca miseria, sono nella merda fino al collo. Avanti. Ecco l'uscita. Manca poco, forza. Ehi. Madonna, sto Joel. Morendo. Dietro di te. Cosa? Ellie. Oh. Ah, doveva andare così, ragazzi. La ragazzina è morta. Oh merda, piccola strozza. Joel, vieni, alzati. Metti il braccio attorno a me. Bene, andiamo. Giuro che se ti tiro fuori di qui, ti faccio cantare per me. Aspetta qui. Apro la porta. Va con calma. Avanti. Madonna, ragazzi, che scena. Trippa allucinogeni. Che cazzo. Riesci a salire? Vai! Siamo al sicuro. Joel! Joel! Vai via! Merda! Joel! Dai! Alzati, alzati, alzati! Devi dirmi cosa fare!